nel quarto. Sassari da tre punti, Delfino non trova spazio, poi Tambone, lo scarico per Drell, tiro da due, è sbagliato comunque, rimbalzo di Massenat, ma c'è... recupera Robinson, vorrebbe correre, non ha però nessuno davanti, trova Massenat che va da Tambone, di tocco nell'angolo, Drell da tre, un bel canestro questo. E questo ovviamente, cosa non scritta, però è chiaro che poi alla fine più o meno... i falli si possono anche andare a compiere, l'arbitro lo vede molto bene, certo è il quarto ed è pesante, spesso in panchina, mentre Delfino regala la tripla a Drell che la prende con fiducia ma sbaglia, Kane a rimbalzo stretto tra... secondo è lungo ma Drell è sveglio e va a recuperare il pallone, mentre arriva l'errore per Jack De Vecchi dall'angolo. Drell passa la metà campo, scade il terzo quarto. Per quel che riguarda la qualificazione alle Final Four, l'unico girone che ha già chiuso il discorso è il girone A, dove Milano ha già da tempo messo le mani sul suo posto. L'anno scorso 11,6 punti di media in Serie A, stesso score, 11,6 punti di media anche in Champions League per Darius Thompson. Molto costa controllo. Ancora Robinson, il ribaltamento di Tambone per Drell che fa saltare il suo avversario, tiro molto morbido. Al Krubali che gli ributta fuori il pallone, altro tiro a tre di Udom, corto anche questo. Dall'altra parte pronto a correre Drell, 4 punti in fila. Reggio ha esordito con la maglia di Sassari, segnando subito 21 punti in 16 minuti. Un ragazzo che fin qua aveva avuto qualche problema tutte. Su Eurosport Player, come tutte le partite di questa Eurosport Supercoppa, che non a caso è brandizzata proprio da Eurosport, sponsor ufficiale. Tra le tribune vuote del Geo Village di Olbia. Più 16 adesso per Pesaro. Bracciano è subito dall'altra parte, Pesaro, ribaltamento di Zanotti per Drell, che prova ad avvicinarsi a canestro, sbaglia, rimbalzo. Ancora Farley non sa bene cosa fare del pallone, preferisce la soluzione di prendersi un tiro e lo sbaglia, e poi dall'altra parte subito Drell inopinatamente recupera, affida poi nuovamente al numero 5, sbuca da dietro Gerald Robinson ma Filloi mantiene vivo il possesso. Drell non trova il da parte il componente della panchina virtussina, non si intendono intanto qui Nitz e Farley, e decide di schiacciare in testa allo... Robinson per Massenat dopo la rimessa, nuovo ribattamento per Henry Drell, anche lui fa il suo esordio, direi scintillante, classe 2003, primo fallo per lui. Filloi subito sotto per Drell che inopinatamente sbaglia da sotto, Drell assorbe il contatto con lo stesso campo grande, in punta per Filloi, schiaccia a terra per Serpilli, in angolo Drell che intanto ha cambiato lato, noi che scarica sotto per Drell, guarnigione di maglie blu è costretto a scaricare fuori Drell, sbaglia il tiro da tre punti Serpilli, ma il rimbalzo Massenat in palleggio per Robinson, decide di restituire il favore a Baldasso, ma il numero 12 sbaglia, poi Kane illuminante sotto, resta il tiro da parte di Baldasso, stavolta però sbaglia, riesce a mantenere vivo il palleggio, Justin Robinson sbaglia, cambi col cronometro per Piero Bucchi, non può fare altrimenti. Calvini per Drell, Nova Jovanovic prova a cercare gloria in mezzo all'area ma trova solamente il ferro. Drell poi tutta velocità della Virtus Roma per la stagione 2020-2021, stagione che potrete seguire su Eurosport ed Eurosport Player per i prossimi due anni. Drell intanto sbaglia, dopo essere tornato sul parquet per il quarto quarto, nuovo errore per il giocatore a basket, e anche il padre che a detta dello stesso Filloi è il più forte di tutti in famiglia. 4 scudetti in Argentina con l'Atenas Cordoba, più 41 della Carpegna Prosciutto, che recupera il pallone. Drell schiaccia, si toglie anche questa soddisfazione, pallone in attacco Virtus Roma, 14esima palla persa della partita. Drell vorrebbe tirare, ci ripensa, si avvicina a canestro, trova solamente il Wisp 18 Roma.
6 minuti, 6 punti e 9 rimbalzi per Basso, che sbaglia il secondo tiro libero. Drell sbaglia a sua volta, 1, 2, 3 volte. Poi riesce a recuperare il pallone Harry Drell e nuovamente schiaccia, stavolta cambia Robinson. Drell riceve dallo stesso Robinson, serve Massenat che intanto ha cambiato angolo di azione, fuori ancora per Drell, spingardata alla... riesce a recuperare il pallone il giocatore estone di Pesaro, vuole giocarsela uno contro uno contro Benzius, forza Sassari, 14 punti, 9 assist in 27 minuti, anche lui strizza l'occhio alla doppia doppia. Filloi che alza un cross in aria ma non trova il canestro. Robinson a gran velocità per Harry Drell che va in grande stile in penetrazione con il giocatore, perché quella è anche un'altra chiave importante. I giocatori possono migliorare, come? E il piano è questo, farli migliorare. Non trova il bersaglio e Filloi parte contro Zanotti, poi scambia Drell in fondo, mano sinistra. Importante giocare, vedete anche questo passaggio per lui, per Drell, non perfetto, grande però la finta e la partenza, resiste bene davanti a lui se non sbone. Quindi Drell vuole attaccare Zanelli, palla sotto il braccio, poi però non riesce a intervenire, poi finisce contro Tambone, tiene bene lo scivolamento difendendo la mano destra, poi Drell di forza, super giocata dell'Eston. Kui ülevalt ikkagi pressi ja meie tagumised teist päeva järjest veidi võib-olla hätta on sellega jäänud. No, see on nagu lihtne öelda, aga alati öeldakse hästi, Drell saab palli tagasi nüüd. Pall rünnaku alasse tuua, Drell. Ja neil on pandud nagu mängu plaaniks või ülesandeks, siis kaitse ja raskeks läks nüüd praegast. Hästi tõmmasik. Selle äärele kiirelt leitakse Raieste, aga soomlased on jõudnud tagasi kaitsesse. Trell võiks selle pikka ettevõtte ja hästi võtab ja on olemas 2 punkti ka 27-27. Ma peaks olema siis Hispaanias akadeemia treeninglaagris. Nii et selles vallas meil tegelikult on veel juurde panemisruumi, kui mõelda novembrikuistele koondise. Sutamine joone taga ja pole kellelegi alla ka anda, et ka nurgel seal üks ühte mängi korvi all pika mehena. Trell saab nüüd panna ja loodame, et läheb, aga ei. Ei kuku meil need kolmesed ka. On teinud. Toijala nägi vist ka, et me jääme lauas nagu nii jätta, et pani natukene pikemad trelli 1-1 ja nüüd võiks ära kavana ja on hästi 2-1, et tegi seda asja täitsa üksi. Aga nüüd soomlased suudavad ka eksida ikka täiesti lapsikutest kohtadest ja nüüd trell kiirustatud vise, aga tabab ära õnneks. Et... Ja Maak Suun ja seal näete korduses veel seda... Pooleks palli olukorda, pall jääb meile, Jurgatan paneb pallimängu, Drell kohe keskpositsioonilt, vise pikaks ja laul. Korona abile meil siin kodus olid, et see oli meil ma arvan kõvasti edasiminek, et muidu meil oleks veel kaua oodata seda Jukka Toijala nagu edasiminekut, aga see on pikem protsess. Et... Ja soomlased on väga hästi selleks mänguks, tundub, et valmis olnud. Post ja Drell hästi otsajoonelt praegu võtab selle sama Hopkinsi ette, aga kahjuks pall jääb. Nüüd ka meie poolelt üles leida sama agressiivsus, millega meie lõime, ma ütleks, Leedut ja Lätit, on täna Soome ikkagi meid siin mängu alguses paika pannud. Ja libe, kas on see väljak? Pane seal ka, igates paneb korra käe maha, hästi riputab trellile, aga ei saa trell palli korvi. Kes kutsub Ermeti kattesse, sööt edasi trellile. Trell 1-1 taas, Hopkins ette... Aga ei kukku trelli visket ka. Ilu. Trell palliga. Valtonini vastu hakkab 1-1 ette võtma, aga vise lühike. Valtonen pisin Tabiolas mängida, aga soomlased ka on selgelt lohakaks läinud. Ja tuleb üsna rumal palli kaotus, mille trell teiselt poolt ei lahenda ära.
Ossitsi ja Markovic ja kogu selle kompaniiga. Trell võtab palli ära ja läheb isega pähka lõpuni. Läheb lõpuni ja kukub välja. Ründelava palli õesab. No nii, Trelli kolmene. On! Minut 30. Viisakorvi alla Trellile. Trelli üles. Kaks punkti seal tulevad Trellile viga. Otsa ei vilista, see survet tehakse. Äkki saame kätte veel spiisutsid selle. Äkki saame kätte, Trell tuleb. Lase teele, Trell, lase teele! Ei lähe kullame üles, see 2+1. Ben sperare. Busica si apre all'altezza della punta, il fronte offensivo, cambio di gioco bravissimo Zanotti per Drell, un po' di sfortuna, la palla gira sul a condurre il contropiede, insomma Up comincia a far scuola. È tornato Berford, Mussini alle sue spalle, c'è Drell, tappo un po' su San Bernardo Cantù e al sesto minuto è 13-8 per la squadra che gioca in trasferta con 6 punti di Barnell. Questa
nerazzurra, ma ha un bagaglio offensivo di tecnica e di fisico veramente unico. Dall'altra parte forzatura per Harry Drell con il rendono utile. 5.30 da giocare, la partenza di Barford con Ebois che non riceve, allora prova la soluzione individuale Drell. Thomas Kitzling dall'altra parte attacca con ritmo, Pesaro con Pušica che va a sbagliare la conclusione, ma è in fiducia la squadra di Perego, si va a prendere un'altra conclusione e questa volta 97 punti subiti in trasferta sono un'enormità. Palla fuori ancora per Harry Drell, questa volta dimostra di poter andare anche dentro con Efficar Pušica, la partenza di Drell. Ottimo ball handling per questo giocatore che va a sfidare Jefferson, poi forse spinto al rimbalzo. Da parte di Kelvin Martin, l'uscita dei blocchi da parte dello stesso Thomas, va giù Brown. Thomas, come vedete, con il primo passo non esattamente a doppia velocità, ma Pušica ricorda, attacca giustamente Thomas andando via di fisico, non riesce il reverse. Pesar già dalla parte opposta del campo con Harry Drell che va a schiacciare tutta l'Eurolega. Capito? Dominando per anni e da anni al massimo livello, bravissimo Zanotti per la schiacciata di Drell. Un altro azzurro come campo grande. Berford chiude il palleggio, Drell dal gomito alza un po' la parabola, anche un po' di sfortuna, rimbalziamo dopo tutto quello che vuoi. Pušica, Drell che ha giocato molto bene il primo periodo, poi un po' bravissimo meno il secondo, va a guardate sinistra le sue lunghe leve. L'idea è questa, assolutamente. Poi però c'è anche questo modo, dice, è più piccolo di me, gli tiro sopra la testa. È più comodo e meno faticoso. Ma non è la scelta, subito time out. E da allora Brindisi sta giocando una grande pallacanestro. Berford linea di fondo, passaggio nell'angolo, Drell a tre punti, sbaglia, Chapman fa la voce grossa, salta sulla testa di Martin, Drell ancora dall'arco, altro errore. Bertucci, cosa vuol dire giocare con fiducia? Cosa vuol dire giocare con fiducia? Fa tanta differenza. Fatto tutta la trafila, ecco il nostro uomo, le sue lunghe leve sulla... sulle punte e sbaglia la schiacciata quando tutto il pubblico stava per far venire giù il palazzetto. Drell invece non sbaglia la schiacciata, una mano dalla parte opposta. Brindisi. Thank you.
Kiedus is in the game, number 10 for Estonia. And then a nice drive and finish, Henry Drell. Also Nurger back in. Here's Drell, gets inside, couldn't finish over Shermadini. Taking the brunt of it. So no one sportsmanlike foul called. He goes inside, here's the shot by Drell. It's 3 of 6 from 3-point land. 5 of 8 from the free throw line. As Drell again, back to back buck. Kulamai to Drell, gets bumped. Needs to attack, step back three. Short, Kulamai is there for the reach. Drell, drive and kick. Extra pass, Kiedis, Kulamai back over to Drell, pump fakes, steps in for two. Oh, that's a smart shot, he's now in double. Estonia, it's Drell for three. He knocks it down from the left wing. Now Henry Drell can push in transition. Drell down the middle, gives it in and out, pulls up from 15 feet, elbows it completely. But again, one foul, and it could send Estonia to the free throw line. Alani now has got to get the ball up the court. Gives it up, Drell puts up a prayer, half court, can't get it. And at the end of the first. Tries to back down there. See the help side defense ready. Gets caught in the double team, Drell in the lane. Oh, another air ball by Drell. Again, got to be more confident when you're shooting the ball. Tail Dustin turns it over. Drell with the steal, Eurostep, contact off the backboard, and the young fella just going to work. Uno ancora, un pallone perso da Spissu, Robinson a condurre il contropiede per Drell, che chiude Pesaro con la schiacciata. Mancano 10 alla fine del primo quarto, vediamo se lo sfrutta a dovere. Figlioi non ha spazio, si alza adesso da 3, Figlioi! Intanto Filipovic va in panchina, avete visto, non parole dolci di coach Repesa. Drell invece aspetta l'arrivo di Tambone. L'altra parte, Delfino. Figlioi per Drell, ancora per Delfino che va nell'angolo, Barnell arriva ma è in ritardo, tripla dell'arco. Pallone gestito da Tambone, poi in angolo si va con Drell, penetrazione, strada chiusa, allora scarico per lo stesso Tambone che si inizia l'attacco, Drell penetrazione, rischia di perdere la palla, torna fuori da Figlioi che deve cercare la tripla con un po' di anticipo perché mancano ancora dopo il timeout chiesto da Vitucci. Figlioi, su di lui in difesa c'è Krubali, dentro da Robinson che viene perso da Zanelli, sbaglia però il... Ora ci riprova probabilmente Drell, no? Perché mette palla a terra, ci riprova allora Tambone, tripla dall'angolo ed è un gol. 16 adesso per Pesaro. Drell recupera il proprio errore, scarica in mezz'angolo per Ariel Filloi, volato sul corpo di Tommaso Baldasso. Quindi nuovo possesso per... Pesaro, Drell per Justin Robinson che si alza, mento, giro e semigancio, non trova però il canestro, il prodotto del settore giovanile di Reggio Emilia. Drell con Serpilli, ancora Drell, palleggio affrontato da Nizza in angolo per Serpilli, buone scarica per Drell, si torna da Tambone, sotto per Tyler Kane, di tocco poi Drell per ad avvicinarsi al canestro. Sbaglia però anche il numero 28. Transizione poi per Pesaro. Pesaro 7-29 da giocare, 83 Pesaro, 43 Roma. Fa più 40, preciso preciso. Fallo.
Banoli. Pesaro deve tornare a segnare con continuità e prepotenza se vuole non veder scappare la Vanoli. Chapman sbaglia. Pesarese. Zanotti, Chapman, anzi Drell fuori dall'arco, penetra e scarica dalla media adesso per Chapman, che quella mano ce lo ricorda. Stefano riesce ad effettuare un passaggio oggettivamente così elementare trovando il compagno, c'è qualcosa che non va nella comunicazione difensiva. Chapman alza la parabola. Con grandi responsabilità nel campionato di LBA. Drell per Zanotti, che riesce ad ammortizzare bene il contatto con Pini. Zanotti in post basso contro Dyson, che indietreggia, fa perdere l'equilibrio all'avversario. Poi nel massimo campionato, e sicuramente a questi livelli sta dimostrando di poterci stare, e come. Thomas Kitzling dall'altra parte attacca con ritmo. Minuti in meno rispetto ai 27 di media delle prime giornate questa sera. Drell fatica, recupera questo pallone molto bravo. Mussini senza paura dall'arco con il... Roll con Barnell, resta con Drell che prova a difendere. Busita in fondo, runner, non trova il ferro e poi con il piede. Harrison Thompson prova la penetrazione, il tiro nel traffico, gliene avvisi. Harrison prova a prendere un'altra tripla, sbaglia questa volta. Tisic sempre per Farley. Ora Farley non sa bene cosa fare del pallone. Telesca in punta per Farley, marcato da Henry Drell. Ancora Farley, si prende un tiro. 5 secondi per trovare un tiro per gli under di Roma. Ci riesce. Antore di Varese, tiro da 3 nel quarto, 2 su 5 per Pesaro, 2 su 4 per Roma. Palleggio e resta il tiro da Pali Baldasso, blocco di Tigic su Filloi. Drell prova a limitare in tutti i modi. Verrà in campo i suoi giovani in questo quarto quarto, il vantaggio è più che cospicuo. Campo grande si incaponisce con il palleggio. Up, ultimi 10 per chiudere il primo quarto. Stojanovic, preziosismo dietro la schiena, altezza del gomito, giro e tiro. Up, una volta. No. Una
uomo contro uomo, pallone per Bilan, due minuti alla fine, si alza Pusis da tre, attenzione, poteva essere un tiro molto... 4 la Carpegna, ultimi due minuti del primo quarto in arrivo. Zanelli vuole andare dentro. Tyler Kane, e fanno 6 in questo primo quarto per lui, tutti i punti di Pesaro, sotto poi per Robinson. Non solo Brindisi e Sassari in Italia per Jerome Dyson, anche un'esperienza a Torino. Dyson che va ad alzare questo pallone per Kitzling, agiora per la Virtus. Ed è ancora lì Pesa, nonostante degli errori, ma è sempre presente. È presente decisamente anche Thomas. Lunghezze fino alla tripla appena segnata da Thomas Banks, finta di andare a sinistra, va a destra in mezzo alle gambe e poi tira in allontanamento. Una roba meravigliosa, l'ho guardato. Ecco la zona 3-2. Non ne dubito, zona alla parte di Pesaro. Zanelli prova a batterla con la tripla perché c'è troppo spazio per non prendere. Nazze at the free throw line, pump fake, fade away, it's good. Pusica, l'anno scorso a Pesaro, una stagione da quasi 13 punti di media partita, oggi nelle file di Sassari. Benzius, anche per lui cercano i compagni, riceve però sulla linea da tre punti. Pusica ancora, prova ad andare fino in fondo, a galleggiare il tiro, tocca ancora. Pick and roll con Barnell, resta con Drell che prova a difendere, Pusica in fondo, runner. Non trova il ferro e poi con il piede decide di attaccare, scarico per Willis, extra pass per D'Angelo Harrison, abbastanza silente fin qui, rischia di scivolare, di perdere la palla, anzi alla fine la perde. Harrison, Thompson prova la penetrazione, il tiro nel traffico, gliene abisi. Telesca in punta per Farley, marcato da Henry Drell, ancora Farley, si prende un tiro. 5 secondi per trovare un tiro per gli under di Roma, ci riesce, Telesca in palleggio, 4 secondi per effettuare un tiro, si butta dentro, attore di Varese, tiro da 3 nel quarto, 2 su 5 per Pesaro, 2 su 4 per Roma, palleggio e resta il tiro da Pali Baldasso, blocco di Tigic su Filloi, Drell prova a limitare in tutti i modi. 4 falli avrebbero potuto fischiare gli arbitri questo contatto su Pusica, lo hanno fatto ad esempio in precedenza. Viola Bell, arriva a Krubal, il blocco, taglio, difficile la palla dentro, allora fuori, parte Udo, ma resto di forza, secondo ferro e rizzotto. Ultimi 10 per chiudere il primo quarto, Stojanovic, preziosismo dietro la schiena, all'altezza del gomito, giro e tiro, Hap una volta, Bancotto.
Nulla da fare intanto per Pesaro. Hap con la finta fuori dall'arco, la penetrazione senza neanche arrivare al ferro. Poi sempre garantito il sold out per l'Aquila. Vediamo Dyson se riesce a rifarsi immediatamente, così è in uscita ora per la Virtus. Ed è ancora lì Pesa, nonostante degli errori, ma è sempre presente. È presente decisamente anche Thomas. Thomas, sono 8 i punti solamente in questo quarto. Bufford va dentro, alza la parabola, poi Zanotti in qualche modo. Sono rimasto impressionato dalle sue qualità agli Huskies College in America. 9-2 di parziale Pesaro da quel massimo di lunghezze fino alla tripla appena segnata da Thomas Banks. Finta di andare a sinistra, va a destra, è in mezzo alle gambe e poi tira in allontana fretta. Ricciolo di Gaspardo che penetra e scarica. Thompson messo in difficoltà dalla gran difesa da parte di Henry Drell. Per una squadra che vuole giocarsi, Stefano, il doppio impegno. Ed è bellissimo che il basket italiano cerchi. Übergreifend, also heute der 10. Sieg. Kudishvili also in the game, number 17. Here's Bukulishvili. Righty scoop. Sanatse at the free throw line. Pump fake, fade away. It's good. He's got pick and roll on the ball. In the lane, fades away, can't get the and one. Jetzt mittlerweile hier mit starken Zahlen auch auf ihrer Seite. Kirchheim auch sehr, sehr. So, Redelman swingt den Ball zu Koch. Der gibt den Ball zu Bart. Immer hier die letzte Option, one on one oder. Molto interessanti da raccontare, qui lui nella lo scadere da tre punti, non trova la retina e allora è proprio. Uno su due per lui, il rimbalzo viene conquistato da Drell con Pesaro. Percentuale 2 su 5 quella da 2 e i punti sono 24, mentre arriva l'errima del suono della sirena. Harrison si prende la tripla con poco ritmo, la sbaglia, rimbalzone di Drell, poi è pronto che se la sentisse di giocare dopo un periodo molto complicato e oggi nella sua prima partita ha subito dimostrato di poter dare un gran ultima in classifica Virtus Roma e poi la partita decisiva alle 21 tra Sassari e Carpegna Prosciutto Pesaro. Spalle a canestro, Ivans da Robinson che fa saltare l'altro Robinson, si prende la tripla, Gerald ha messo la partita in ghiacciaia. Baldasso in angolo per Gerald Robinson che sbaglia di nuovo. Gerald Robinson ribalta per Baldasso che fa saltare Ariel Filloi, stavolta il numero 13 sbaglia da dietro l'arco di darle a quelle ben più sapienti di Baldasso. Sotto poi Riccardo Cervi con il suo classico movimento, giro con Baldasso, ancora il numero 0, tiro da tre tentato, tiro da tre sbagliato, poi Iannicelli per Ticic, riesce a servire Farley, errore da dietro l'arco, 6-75, Iannicelli marcato da Ariel Filloi, si avvicina a canestro in grande stile, sbaglia ma con discreto coraggio, il numero ha trovato il suo numero 12 occupato, quindi da Justin Robinson per il roster della Carpegna Prosciutto.
Baldasso disorienta con le finte, mezza difesa pesarese che affida subito a Campogrande, 6 secondi per trovare un tiro, se lo prende il numero 12, la palla gira nuovamente, 41 secondi e spiccioli alla fine del terzo quarto. Jovanovic prova a cercare qua a conquistare il rimbalzo, Barnelli in punta, ci pensa due volte, spara da tre punti, sbaglia anche lui, recupera il rimbalzo. Può essere un brutto cliente Harrison, Eurostep, arriva l'aiuto proprio di Zanotti, il tiro non è granché, colpito, è giovanissimo, classe 93, 27 anni il prossimo 17 di novembre. Ecco il triangolo e la palla dentro, Krubali, arriva il 9, spara da tre punti, è un... De Vigo deve sgomitare, beh, il passaggio fuori per Sanguinetti che liberissimo, non può esimersi dal tiro, lo scadere con errore, ah, ha provato a prendere anche questa, sarebbe stato dire che una serataccia è veramente un eufemismo. Palmi, mano armata da tre punti, altro errore, altro rimbalzo e si ricomincia. Allora in Italia dopo 5 mesi a guida del Bamberg, ma Coppa di Germania vinta, finale Champions League, c'è un ragazzo che merita di essere su una panchina importante. Ti palleggi anche in mezzo alle gambe, chiusura e poi palla troppo facile al di là dell'errore per Up. Massa. Movimento di Jefferson con Pini, bravissimo ad andare da Jefferson, davvero mister utilità Giovanni Pini, sa fare... da Thomas Banks, finta di andare a sinistra, va a destra, è in mezzo alle gambe, poi tira in allontanamento, bel rimbalzo difensivo controllato da niente, John Brown sbaglia il primo della sua partita, questa è la notizia, sbaglia anche il secondo dopo aver lottato e aver preso il rimbalzo, poi il ritorno. Pick and pop mit Lawson. Zumindest bekommen sie einen guten Wurf. Cercano i compagni, riceve però sulla linea da tre punti. Pusic ancora, prova ad andare fino in fondo, a galleggiare il tiro. Tocca ancora.
Banks, mano di Mussini. Banks, che palla, dove l'ha fatta andare questa? Cessi al solito 91 nella sua media, un po' di più oggi, ma si sapeva che Brindisi è dotata di straordinario. Berishvili also in the game, number 17. Here's Bukulishvili. Righty scoop. He's got pick and roll on the ball. In the lane, fades away. Can't get the and one. Simonovic now gives up the tail. Dosic, he'll come off the screen, pulls up for a quick three-pointer, nails the triple. So Randleman swings the ball to Koch. Der gibt den ball to Bab. Immer hier die letzte option, one-on-one or the hole. Decide di attaccare, scarico per Willis, extra pass per D'Angelo Harrison, abbastanza silente fin qui, rischia di scivolare, di perdere la palla, anzi alla fine la perde, riporta i suoi a meno 15, l'ex playmaker di Ravenna, Treviglio e Varese. Adesso arriva anche l'intercetto di Drell sul passaggio. Che spara la tripla in faccia a Iannicelli. Lo stesso poi è Nova, il rimbalzo e neppure due punti. Riesce a recuperare il pallone per Sassari. Benzius contro Drell. Riesce a recuperare il pallone il giocatore estone di... Esce più da Dava che cosa. Dorosic sia Markovic sia Rokuku. Se le compagnie che Drell mette a pallone la camisa di Kaupar. Se on täysin kaitse surve tehakse. Äkki saamme kätte vielä spissut sitselle. Äkki saamme kätte Drell tule. Aseteele Drell, aseteele! Who's having his best game in an Estonian jersey. And backs down, gets Kitzing, tries to go baseline, gets caught in the double team, has to kick it out. Avramovic now turns it over. Drell in the lane. Another air ball by Drell. Again, got to be more confident when you're shooting the ball. Teodosic turns it over. Drell with the steal. Minuti e 50 quasi di astinenza dal canestro per Sassari, adesso Spissu ci prova Benzius da 3 e finalmente sblocca Drell adesso proprio sul lituano Bornella, Spissu 5 per finire l'azione, non si alza da 3 Spissu, si alza Benzius, sbaglia però e una uomo contro uomo, pallone per Bilan, 2 minuti alla fine, si alza Pusisa da 3, attenzione poteva essere un tiro che alla fine proprio il regista Mancino mette, chiude mettendo in ordine, asciugando anche un po' la palla e alla fine la tripla, la mano ci sono leggermente calati le percentuali, soprattutto fucilata di Barnell, splendida, Kruslin da 3, altro incrocio dei pali. Era tornato in seguito all'esperienza biennale con la maglia di Avellino. Ora Willis riceve sul perimetro. Krubali che prova a fronteggiare contro Delfino. Arriva il raddoppio di Zanotti. Scarico allora per Visconti che questa volta non se la sente di prendere la tripla. La dà scoperto e pescato da Legnano alla sua prima stagione nella storia N2. Aveva bisogno di uno straniero a poco. Zanelli che è tornato in campo. Ancora dentro da Willis, raddoppiato, scarico per Harrison che tira addirittura dal logo della Lega Basket. Harrison prova a prendere un'altra tripla, sbaglia questa volta da 2 punti Pesaro, 62%, quello che sta mancando però sono innanzitutto i canestri in lunetta, solamente 3 punti sui 6. Harrison
per la rimessa dopo il quarto fallo di Tambone. Zanelli per Visconti, quasi di tocco in angolo con l'extra pass per la tripla, quinto punto di Harry Drell. Mentre Udom va dentro da Krubali che gli ributta fuori il pallone, altro tiro a tre di Udom. Momento poi è bravo Chris Evans a recuperare il pallone, giro dorsale, poi Virtus Roma, secondo fallo intanto per Matteo Tambone. Gerald Robinson, blocco da parte di Cervi in angolo per Evans. Tisic sempre per Farley, ancora Farley non sa bene cosa fare del pallone. La Carpegna Prosciutto in attacco, Gerald Robinson scarica per Baldasso, fuori ancora per Evans, sbaglia però il numero 33. 5-12 da giocare, 5-2 Roma, 7-6 Carpegna Prosciutto. Farley, inizia per Farley, vediamo se riesce a scoccare un tiro in tempo utile. Liam Farley aveva segnato, era in campo i suoi giovani in questo quarto quarto, il vantaggio è più che cospicuo. Campo grande, si incaponisce con il palleggio. Barnell, Benzius, Bilan, Spissu e il numero 22 Stefano Gentile per Sassari. Benzius tarda la marcatura da parte di Robinson, ancora per Spissu, 5 secondi per effettuare il tiro. Benzius, gli ritorna il pallone, cambio, c'è Tambone su di lui, arriva Zanelli, finta contro Figlioi, parte, scarica, Udon piazzato da 3, primo ferro e la palla in campo. Harrison, il taglio di Perkins, fucilata di Harrison, molto attento Willis ai piedi, alla fine si alza da 3, anche se il tiro è da 2. Sono rimasto impressionato dalle sue qualità agli Huskies College in America. 9-2 di parziale Pesaro da quel massimo. Una roba meravigliosa, l'ho guardato. Ecco la zona 3-2. Non ne dubito. Zona alla parte di Pesaro. Zanelli prova a batterla con la tripla perché c'è troppo spazio per non prendere. È a 4 e questo peserà nel finale. Zanelli tiene il contatto, va nell'angolo. Che passaggio. Penetra e scarica. Cessi al solito 91 nella sua media. Un po' di più oggi. Ma si sapeva che Brindisi è dotata di straordinario.
Tyler Kane, e fanno 6 in questo primo quarto per lui, tutti i punti di Pesaro, sotto poi per Robinson, Cervi che torreggia in mezzo al pitturato recuperando il rimbalzo, ancora Ivans che prova ad avvicinarsi a canestro ma si becca la stoppata da Virtus Roma, secondo fallo intanto per Matteo Tambone. Gerald Robinson, blocco da parte di Cervi in angolo per Ivans. La panchina pesarese che lo aveva allenato proprio nelle giovanili di Bamberg, Krobali viene stoppato. Dove sono lontano? Chi sembra? Ma tutto più dove se ne sentono se sbaglio. Di Fontese, corre alla meda, la Hexe, Samo se ne poi di Hexe, di Samo. E la Hexe, secondi, te vera andare a Poli. A Italia, se sono a Poli, Mengida. Italia, corre alla, Gia. Senti, si attula, bene! Vabbè, tu siamo.